Allora, Libri.tv, Riccardo Cristiano, siamo in compagnia di Angelina Pettinato che ha curato la prefazione del libro di Rosalba Volpe, un libro molto, molto intenso, bello. Poi oggi abbiamo assistito anche alla lettura di alcuni passi proprio di questo libro. Angelina, tu come mai hai scelto appunto di curare la prefazione e se ci puoi anticipare qualcosa? Questa è una domanda trabocchetto. Non ho scelto, sono stata scelta dalla strada, nel senso che io e Rosalba ci siamo conosciute nel contesto professionale. Io sono una psicoterapeuta e lei mi chiedeva di aiutarla a trovare la strada professionale e la parola si è fatta sempre più importante. E allora lì abbiamo capito che il talento che lei stava cercando era esattamente nella parola. E quindi ha iniziato a scrivere il mare che ho dentro, perché era dentro se stessa la voce che lei stava cercando e che adesso ha avuto il coraggio di manifestare con questo libro. E non a caso ha scelto le officine editoriali da Cleto, perché come casa editrice emergente poteva davvero far emergere il mare che Rosa ha dentro, lanciando un messaggio importante, cioè credi in te stesso, guardati dentro con coraggio e con fiducia, perché attraversando il dolore tu trovi l'aurora, che è una delle parole chiave di questo testo. Per cui dire perché ho scelto, sono stata scelta da un'energia più alta, che è il noi, la capacità di entrare in relazione con l'altro e nutrire questa relazione attraverso l'autenticità, attraverso la fiducia, la tenacia, la capatosta, come diceva Rosalba nella presentazione.